Cantierone in centro a Bologna, necessario tenere d'occhio i lavori, gli umarels, se preferite i pensionati osservatori, sono gli inflessibili controllori. Sì. Buon anno Sdaura, c'ho un consiglio per gli acquisti per te. Per prima cosa questo libro che parla del tuo compagno di sempre, dell'umarel, e quindi regalagli questo. Nipotino, la Befana, la festeggiate ancora? La giornata dell'umarel, e poi per tutto l'anno per scrivere tutti i vostri appuntamenti, il calendario degli umarels. Sì. Secondo me gli umarel c'erano già anche tipo nell'antico Egitto, io mi immagino delle piramidi e gli umarel che guardano gli schiavi che stanno costruendo le piramidi. Cioè gli umarel sono sempre esistiti, appunto come dicevamo prima negli anni 80, cioè negli anni 80 era pieno di umarel che ci controllavano, me e i miei amici ci sgridavano, fino al 2005 quando un giorno ho avuto la fortuna di incontrare un umarel che era in un parcheggio al cinema Star City di Rastignano, mi ha visto che stavo facendo delle fotografie e mi ha chiesto: scusi lei, cosa sta facendo? E ho detto: ma sto facendo delle fotografie. E gli dissi per un giornalino della parrocchia, perché così l'umarel stava, insomma, l'avrei tranquillizzato. E poi l'umarel però non era molto convinto. Quando mi allontanai da questo parcheggio avevo con me un giornalino di quelli Free Press, di quelli che c'erano all'epoca nel 2005, e presi questo giornalino, lo misi dentro a un cestino, dentro a un bidone del Rusco, e andai via, e guardando nello specchietto retrovisore vidi che l'umarel andò con le mani a guardare cosa avevo messo dentro a questo cestino, perché l'avevo sicuramente insospettito. Questo episodio ne parlai nel mio blog Lo spettro della bolognesità. E che cosa avvenne? Avvenne che dopo, cioè, quando scrissi questo post, cioè, avevo aperto proprio l'inconscio collettivo, tutti: ah, l'umarel, ah sì, anch'io ne conosco uno, ah sì, gli umarel sono così, 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 così. E allora, invece di lasciare cadere questa cosa, mi sono appassionato di umarel, ho iniziato a fare delle fotografie di umarel qua nel quartiere San Donato, che è un posto pieno di umarel. Ecco, la S gliel'ho messa io, perché gli umarels, dal mio primo avvistamento del 2005, ho subito capito che erano un fenomeno mondiale e quindi okay, avevano bisogno di una parola international, e quindi gli ho messo questa S. Questo, diciamo, che è il primo libro sugli umarels che ha un respiro nazionale e addirittura internazionale. Qua vengono riportati anche comunque articoli del Times dove sono stati citati gli umarels. E in questo Oltrecantiere analizzo, allora riprendo alcuni discorsi fatti negli umarels precedenti e analizzo la fissa degli umarel di controllare il territorio attraverso dei cartelli. E quindi c'è proprio tutto uno studio sui cartelli degli umarels, sui materiali utilizzati dagli umarels per scrivere questi cartelli, le tipologie dei cartelli, il legiferare degli umarels all'interno di condomini, all'interno di piccole aree controllabili. L'umarel è l'ordine pubblico, cioè l'umarel controlla, capito? L'umarel segnala, l'umarel mette dei cartelli: qui non dovete appoggiare le biciclette, e nei condomini dove c'è un umarel le cose funzionano. Umarels per sempre. E questo è il libro definitivo, umarels per sempre, umarels forever, forever per sempre, forever per sempre. Questo è il definitivo, perché questo fa veramente lo studio totale degli umarels dal mio primo avvistamento, dal 2005 ad oggi. Ad oggi che cosa è successo? L'ultima cosa eclatante è che la parola umarels è finita sul dizionario della lingua italiana. Bolognese, umarello, ometto, è il plurale pseudo-inglese umarels, pensionato che si aggira per lo più con le mani dietro la schiena presso i cantieri di lavoro, controllando, facendo domande, dando suggerimenti o criticando le attività che si svolgono. La parola umarel comunque è finita sul dizionario per quale motivo? Perché comunque ci sono queste persone che inseriscono le parole nei dizionari, che hanno scoperto che la parola umarel non era solo usata da Masotti e dai suoi amici o a Bologna, ma compariva in più di 80 libri, quindi c'erano 80 autori che hanno usato la parola umarel. Nei giornali, nei quotidiani, nei siti online di tutta Italia la parola umarel cominciava a circolare. Gli stessi
Mentana, Travaglio, cioè l'hanno utilizzata tranquillamente, Gramellini ha fatto addirittura nel suo programma dove parla delle parole, ha fatto proprio uno special sugli Umarels. Gli Umarels che io ho descritto si stanno esaurendo, dopo gli Umarels saremo noi. Come saremo? Ipotizziamo che un Umarels sia una persona dai 65 anni in poi, che significa, cioè tipo, io sarò un Umarel anagraficamente tra 10 anni, 10-12 anni, insomma. E come sarò? Cioè, questi Umarels diciamo che hanno visto un bel mondo, ovvero sono nati, hanno vissuto, hanno fatto un loro lavoro, chi l'ha fatto in proprio, chi l'ha fatto come dipendente, però tutti quanti sono stati tranquilli. Cioè, ovviamente parlo in linea generale, però in linea generale c'era una persona, entrava in un posto, aveva il posto fisso e magari alla mia età, 53 anni, era già in pensione e c'aveva davanti almeno una trentina d'anni di vita da fare da Umarell. Invece, cioè, come cambiano gli Umarell nel futuro? Cambiano che magari, cioè, io che pensione avrò? Io non sono di quelli che dice, oh, no, non avrò la pensione. Sì, l'avrò, ma saranno degli importi, credo, più bassi. Come ho celebrato, soprattutto nel primo libro, che adesso cioè, ti leggo questa introduzione, diceva proprio questo: hanno sempre qualche soldo da parte, ci aiutano a comprare casa, quando tirano le cuoia con la cuci, lasciano in eredità denaro e o immobili, educano i nipotini, mentre entrambi andiamo a lavorare in cerca di improbabili realizzazioni, mantenendo sia i nipotini sia noi che andiamo a lavorare. Ecco, quindi questo scenario secondo me non ci sarà più. Io credo che le nostre generazioni, cioè, non vivranno più l'umarellismo, quindi cioè, le nostre generazioni non gliene fregherà niente del cantiere, le nostre generazioni non andranno al bar. Quindi io sono un antropologo urbano e mi piacerebbe comunque di tutto questo lavoro, magari quando raggiungerò una certa età, di avere una laurea honoris causa per tutto lo studio sugli Umarels, perché apparentemente è un gioco, è così, è divertente, fotografie, didascalie. Però queste fotografie, queste didascalie dicono tantissimo degli Umarels intesi come anziani urbani. Come premessa all'antropologia urbana, cioè io consiglierei agli studenti di cominciare ad osservare quello che hanno davanti ai loro occhi e che magari danno per scontato, al quale non fanno caso. Per fare degli esempi di personaggi famosi, cioè tipo Berlusconi, non è un Umarell. Mattarella non è un Umarell. Cioè, Guccini mi viene in mente Pupi Avati, mi vengono in mente tanti personaggi. E Vasco Rossi, cioè certe cose da Umarell ce le ha. L'Umarell femmina, cioè una femmina che fa le stesse cose dell'Umarell, non esiste. Cioè, esiste però la compagna dell'Umarell, vedete che è la Sdaura, che io ho identificato comunque come la compagna di Umarell ed è quella che comunque telecomanda l'Umarell, quindi lo manda fuori, cioè più che telecomanda, cioè lo espelle, lo manda fuori di casa perché lei è la regina della casa. Giorno, la mia padrona, se non vado a casa a un certo orario, non mi dà da mangiare. Le Sdaure sono delle grandissime fan dei miei libri perché loro regalano il libro al loro marito e gli dicono: vedi questo libro qua? Qua dentro ci sei te, lo devi leggere. E quindi le Sdaure sono poi tutto questo, sono regine della casa, sono delle cuoche super. Infatti qui a Bologna, se uno ha la fortuna di avere una mamma o una nonna Sdaura, non andrà mai a mangiare nei ristoranti tipici bolognesi, perché il confronto tra quello che fa la propria mamma, la propria nonna, la propria zia,
con quello che ti propongono i ristoratori, cioè vince sempre la mamma, la nonna, la zia. A differenza dell'Umarella, l'aspettativa di vita della Sdaura è molto più lunga e sono un po' come le pile di una nota marca, durano di più. Un politico, uno che gestisce la città, deve avere de degli atteggiamenti da Umarella. In primis, non so, tipo c'è l'allerta neve, tu devi avere delle attenzioni da Umarell. Mi raccomando, alla sera tirate sul tergicristallo, staccato dal finestrino, così, cioè questo sarebbe comunque apprezzato. Interessarsi delle problematiche della terza età, secondo me, è molto, molto importante questo periodo, soprattutto perché allora io qua con gli Umarells in maniera giocosa parlo di tutto un discorso di Umarells in salute, che stanno bene, ma la terza età, cioè, non è che così divertente, così bello. Quindi ecco, c'è un assessorato, magari usare questo termine dell'assessorato degli Umarells per parlare però di cose molto, molto, molto serie. Patatini, cioè, allora, vengono identificati così semplificando come i radical chic. In realtà, cioè, anche questo è molto riduttivo. E anche qua, cioè, patatini anche lì si nasce, non si diventa. Quindi c'hai tutto questo, c'è il patatino, c'ha tutto nella sua testina, c'è tutto un mondo, tutto bello, funziona tutto, sogna, un welfare tipo quello che c'è in Svezia, che io credo che sarebbe una iattura per tutti, cioè ci farebbero tutti i maroni così, con tutto un mondo perfetto che funziona tutto. E il patatino che va a lavorare in bicicletta è contento, insomma il patatino è contento. Questa felicità, questi comportamenti etici, tutto bello, tutto così, e poi in realtà il patatino dentro è una persona cattivissima. Però ho le mie aree di patatinismo anch'io, cioè, ma poi delle cose che fanno i patatini piacciono. Tipo, a me, allora, io vado in bicicletta da sempre, però non ho mai rotto i maroni a nessuno, andate in bici, capito? Sono queste cose qua. Cioè, il patatino, quando diventa talebano, che ti vuole proporre un atteggiamento etico, un comportamento, cioè però quando il patatinismo diventa una guerra di religione, ecco, io lì un po' mi irrigidisco, cioè quindi, capito, non so, c'è la ciclabile in via Saragozza, cioè io capisco il patatino che è contento della ciclabile di via Saragozza, capisco l'automobilista che gli dà fastidio che ci sia la ciclabile di via Saragozza. A quel punto, se io fossi allora, come ti piace a te ipotizzare questi scenari dove dici, ah, tu fai l'assessore, fai il sindaco, queste cose qua, allora io cosa farei in via Saragozza? Ho fatto un bel esempio. Per scontentare tutti, farei la ciclabile sotto ai portici. Questo invece è un gioco di Dominioni Editori, sono di Como, e questi hanno creato la giornata dell'Umarell, il gioco del vero pensionato. Questo è il regalo di Natale, insieme al mio libro, ovviamente. Perché, che cosa fanno qua? Praticamente è un gioco dove tu sei un Umarell, lo scopo del gioco è che tu devi raggiungere, ovviamente, il cantiere, però prima di raggiungere il cantiere tu devi fare tutta una serie di cose, devi andare dal dottore, devi andare a fare la spesa, tutte le commissioni da Umarell. Una volta che hai fatto tutta una serie di commissioni potrai raggiungere il super mega cantiere. Ecco, vedete che c'è quest'icona qua, questo logo qua dell'Umarell che è preso da una foto celebre che è all'interno del mio libro.